million times I've asked you, and then I ask you over again, you only answer perhaps, perhaps, perhaps. Ma quest'oggi siamo doppiamente fortunati perché abbiamo un'altra PhD student italiana che ci spiegherà la sua emozionante ricerca. Buonasera. Quindi benvenuti alla seconda parte di PhD Café. Siamo in compagnia di Alessandra che ci spiegherà la sua ricerca oggi. Di cosa ti occupa esattamente, Alessandra? Allora, io sono chimico organico, in particolar modo chimico di peptidi e peptoidi. Questa mia linea di ricerca... E qui ti blocco, è la prima fase di stop, perché il gioco fondamentale di PhD Café è che ti fermo ogni volta che ci sono delle parole, delle cose che possono non essere chiare, andiamo a semplificazioni successive. Cos'è la chimica organica? Domanda di base. Vai. Domanda molto di base. Come se dovessi spiegarla a tua nonna. Ok, nonna, cos'è la chimica organica? La chimica organica è quella branca della chimica che comprende... oddio, certo che semplificare è molto più difficile. È per questo che facciamo PhD Café. Per renderlo semplice, giusto? Comprende tutto ciò che riguarda il carbonio, che è l'elemento fondamentale della nostra vita, quindi è la chimica della vita. Okay. Definizione perfetta. Quindi tu ti occupi di sintetizzare, costruire molecole organiche che hanno a che fare con la vita, ok? Con la vita. In particolar modo questa mia linea di ricerca ha un'applicazione terapeutica, perché esistono una serie di malattie che sono generate da enzimi che non funzionano propriamente nel nostro organismo. Qui hai capito già il gioco, andiamo a definire cos'è un enzima. Un enzima possiamo definirlo come un soldatino che lavora nel nostro corpo per far sì che tutti i processi che regolano i nostri meccanismi biologici possano funzionare correttamente. Quindi è tutto ciò che ci permette ad esempio di digerire, di metabolizzare lo zucchero, di stare bene come... Quindi sono delle macromolecole molto importanti nel momento in cui ci sono delle disfunzioni. Creano grandi problemi al nostro corpo, alla nostra salute. Esatto, nel momento in cui i soldatini smettono di funzionare perché perdono le loro armi, a quel punto i meccanismi che regolano crollano e possono insorgere malattie più o meno severe che noi vogliamo in qualche modo sconfiggere grazie alla creazione di queste molecole giganti. Quindi... E qual è l'approccio che voi utilizzate per affrontare questo problema? Allora, vogliamo costruire queste molecole, come vediamo... Andiamo un po' più da vicino. Da vicino. Come vediamo, queste molecole hanno un nucleo centrale a cui sono attaccate, a cui sono attaccati dei ligandi periferici. Cosa vuol dire? Questo nucleo centrale è funzionalizzato con delle estremità che aiutano il soldatino a funzionare. Quindi possiamo dire, quando il soldatino perde le sue armi, interviene la nostra molecola che gli restituisce in qualche modo i suoi strumenti di azione e quindi lui torna a funzionare così come dovrebbe, e in questo modo le malattie e le disfunzioni generate da una sua attività erronea possono retrocedere, e quindi noi ci auguriamo. Quindi qui hai sintetizzato, hai costruito diverse molecole, le avete già testate a livello biologico? Sì. Questa classe di molecole è stata testata per le alfa-mannosidasi, contro le alfa-mannosidasi. Qui ha detto un parolone che dobbiamo chiarire. Ogni volta che dici un parolone andremo per semplificazioni successive. L'alfa-mannosidasi è un enzima che è quindi ancora una volta un soldatino. Non chiamiamolo soldatino, è stata una bellissima metafora, ma siccome lo scopo di PhD Café è anche promuovere il linguaggio scientifico, adesso che loro hanno capito cos'è un enzima, possiamo dire è un catalizzatore, loro sanno che è un qualcosa che ha delle funzioni nel nostro corpo. Sì, esatto. Quindi questo
cosa? Mannosidase. Le alfa mannosidasi. Esatto, quindi sono degli enzimi, quindi queste sono delle macromolecole che hanno la funzione di tagliare i legami glicossidici all'interno di glicoconiugati. Ok, siamo andati di nuovo. Ok. Per semplificare ancora, i glicoconiugati o qualsiasi altro tipo di glicocomposto, sì, sono dei derivati di cosa? Dello zucchero, diciamola semplicemente. Perfetto, quindi è una chimica dolce. Perfetto. Esatto. Bene. Quindi queste sono state testate e abbiamo visto che più alto il numero di ligandi che sono presenti su questo nucleo centrale, quindi più alto il numero di zuccheri che ci sono lì intorno, qui intorno, maggiore è l'inibizione dell'alfa mannosidasi, che significa che di fatto riescono a correggere il difetto di questo enzima difettato. Tu Alessandra sei un dottorando a quale anno? Terzo. Oh, quindi hai presto finito. Hai già cominciato a scrivere la tua tesi? No, altra domanda. No, adesso dobbiamo, visto che hai detto che sei al terzo anno, stai quasi per finire, vorremmo far capire a chi ci segue cosa significa chiudere un percorso di dottorato. Tu scriverai una tesi e poi con questa tesi cosa succederà? Io scriverò una tesi che raccoglierà tutto il lavoro che ho svolto in questi 3 anni, quindi risultati soddisfacenti, quelli più deludenti, e alla fine sarà un po' il mio biglietto da visita nel mondo scientifico per far vedere quello di cui sono stata capace, come ho affrontato i problemi che ho incontrato sulla mia strada, e quindi un po', ecco, riassumerà questo percorso di 3 anni. Perfetto, grazie mille Alessandra. Se avete dei dubbi e non avete capito qualcosa di questa presentazione, sapete chi contattare. Quindi ti ringraziamo ancora e in bocca al lupo per il futuro. Grazie, grazie mille. Perhaps, perhaps, perhaps.